Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di tre libri per Atari 130XE. Ecco, di la verità mi ha scritto l'utente Daltanius chiedendomi se facevo un podcast sui manuali dell'Atari 130XE. Eccoci qua. Andremo a ricordare ed esplorare tre libri per Atari 130XE: Atari 130XE Games Book, Atari 130XE Machine Language for the Absolute Beginner e The Atari 130XE Handbook. Vi ricordo come sempre che il podcast, se vorrete, lo potrete navigare anche per minutaggio che trovate in descrizione. Inoltre potete scaricare gratuitamente i tre ebook in PDF, che sono agevolmente rintracciabili in internet da Archive. I links li trovate come al solito in descrizione. Ok? Non perdiamo tempo e tuffiamoci a bomba dentro questa esplorazione dei tre libri per Atari 130XE. Eccoci qua, Atari 130XE Games Book. Ricordo brevemente che l'Atari 130XE fu un computer a 8 bit, ovviamente dell'Atari, scarsamente pubblicizzato dall'Atari, che era già a gestione Tramiel, e fu il primo computer a 8 bit che uscì praticamente dall'Atari un pochino prima dell'uscita poi della linea Atari ST 520 ST e 1040 ST. Per cui, per questa ragione, l'Atari 130XE, un computer a 8 bit economico, non fu quasi mai, diciamo, pubblicizzato in Italia presso, diciamo, l'Atari, perché praticamente l'Atari aveva sempre poche riviste, pochi appassionati e soprattutto, diciamo, pur avendo un prezzo economico, non fu molto pubblicizzato, perché quando poi, dopo poco tempo, uscì la linea dell'Atari ST 1040 ST e 520 ST, tutte le risorse pubblicitarie dell'Atari in Italia furono dedicate a queste macchine a 24 bit come il 68000, che erano ovviamente più costose e su cui l'Atari aveva margini di profitto più elevati, e di conseguenza la linea Atari ST affogò, diciamo, la linea dell'Atari 130XE computer ad 8 bit, che, pur essendo, diciamo, un prezzo conveniente, scarsamente pubblicizzato, fu poi messo da parte e affogato dall'uscita praticamente della linea Atari ST a 24 bit con i Motorola, che affogarono praticamente il computer 8 bit. Dunque, Atari 130XE Games Book, il link, se lo volete andare a scaricare questo testo, lo trovate in descrizione, sono 178 pagine. Lo dico subito, non le guarderemo tutte queste 178 pagine, per la semplice ragione che praticamente questo, come vedremo, è un libro interamente fatto di listati di giochi. È un testo che è del 1985. All'epoca, diciamo, nel 1985 ancora circolavano sia i dischetti che le cassette, c'era in uso anche, diciamo, la frequenza, c'era l'abitudine di dare i libri con listati. Però diciamo che poi gradualmente questo testo, dopo un anno, un 86 e 87, ecco, poi praticamente per questi testi perdevano rapidamente di utilità e si svalutavano rapidamente, perché poi entravano, uscivano modelli di computer più potenti, e inoltre la diffusione di dischetti già da 5,25 delle cassette mettevano in ombra praticamente questi testi, che contenevano essenzialmente degli stati in BASIC. Andremo a vedere solo, diciamo, l'indice e poi qualche paginetta, niente di più. Le 178 pagine non le guarderemo. Diciamo, come arrangiare, come, diciamo, incominciare a fare dei programmi, i checksum, come verificare poi quando si è inserito un programma, quel che sia, perché se è stato inserito bene, e poi una serie di videogiochi: Bomber, Hotel, Mountains, Wagons, Life e quant'altro. Ecco, 164 pagine di praticamente di listati. Noi non lo guarderemo tutto. Se volete, potete andare praticamente a scaricare sostanzialmente questo libro e ricordare questi programmini che venivano dati. C'era la videata, qui viene spiegato un po' di che cosa consisteva il videogioco della 8 bit del Bomber, qual era la missione, come andava fatto, e poi voilà,
Eccoci qua, c'erano i dati dell'Istato che ci venivano a inserire tutta questa roba qua. Qui c'erano i dati di quanta roba c'era, le variabili che, quanto utilizzo delle chiamate macchina da un certo numero un po', e veniva commentato brevemente l'Istato. E poi l'Istato questo doveva essere letto e chiaramente inserito a mano nel computer. Eccoci qua, con la tavola del checksum. Stessa cosa, Otello, altro videogioco, con lo gioco di strategia, commentato rapidamente, il commento del gioco e lo scopo, qui il commento diciamo è listato, e poi avevamo praticamente i vari listati con praticamente da inserire. Mountains, anche qui la stessa cosa, eccoli, questo è decisamente più denso a inserire tutta questa roba piena di numeri, indubbiamente. Wagons e quant'altro, ecco, non andremo a vederle tutto perché tanto il libro è tutto così, sono 178 pagine praticamente di listati di programmi per l'Atari 130XE. Il link per scaricare questo testo gratuito lo trovate in descrizione, qui ci trovate praticamente l'elenco dei videogiochi da eventualmente inserire. Ecco, l'utilità di questi testi a mio avviso era modesta, nel senso che si andavano rapidamente questi testi in obsolescenza dopo un anno o due. Peraltro nel 1985 già circolavano le cassette e non si capisce perché a un libricino simile non era stata inserita una cassetta contenente praticamente, oppure un dischetto contenente già tutti questi programmi, e insieme diciamo al libro, magari invece di dare listato si poteva spiegare magari più come fare videogiochi, più dare un'infarinatura concettuale, ma il software invece che scriverlo forse sarebbe stato meglio metterlo su cassetto, oppure ancora meglio su dischetto. Vabbè, questa è la mia opinione, il link per scaricare questo testo lo trovate praticamente in descrizione. Passiamo al secondo testo. Eccoci qui, Atari 130XE, Machine Language for Absolute Beginner. Atari 130 è il linguaggio macchina per, diciamo, novizi, o diciamo per neofiti, assoluti neofiti. Eccolo qui, Atari 130XE, sono 164 pagine. Lo andremo a vedere tutto. Questo probabilmente è un testo che si propone agli utenti, a giudicare dal titolo, per iniziarli a imparare la programmazione assembler del 6502, perché questo era motorizzato da un microprocessore 8 bit, un 6502. Andiamo a vedere. Questo testo è del 1985, della Bin Software, è australiano. Capitolo 1, istruzioni del linguaggio macchina. Capitolo 2, gli elementi basici della programmazione del linguaggio macchina. Capitolo 3, un'introduzione all'esadecimale. Ecco, questo capitolo 3 secondo me, come aveva fatto il mitico Rodney Zax, doveva stare prima di questa roba qui. Comunque diciamo può andare bene lo stesso, ma come io obiettivamente questa roba qui dell'esadecimale, ottali, esadecimali, decimali e binari dovevano stare a monte. Poi introduzione all'alfa e al disassembler, l'architettura del microprocessore, programmi di controllo, loop e puntatori, utilizzo delle informazioni archiviate in tabelle, la struttura del codice del microprocessore, operatori logici e manipolatori di bit. Poi abbiamo capitolo 11, dettagli per i programmi di controllo, dettagli del sistema operativo, e poi una serie di appendici con l'istruzione del 6502, una tabella di conversione da esadecimale a decimale, istruzioni di diciamo decisione di branch per biforcazione a seconda del diciamo dei test sullo status register, Atari 130XE dislocazione della memoria, il chip del video e chip sonoro, l'utilizzo della memoria, tabella per quanto riguarda i codici delle istruzioni,
Current key pressed, cioè per molto probabilmente, diciamo, penso sia una tabella del codice hash o qualche cosa di simile, tasti premuti correntemente, e poi l'alpha disassembler. Ok, sono 164 pagine, ce lo guarderemo tutto. Capitolo 1, introduzione al linguaggio macchina, utilizzo della memoria, utilizzo il linguaggio dei programmi, che cos'è il linguaggio, con utilizzo delle subroutine. E poi capitolo 1, vediamo un po', elementi basici della programmazione nel linguaggio macchina, l'utilizzo dei registri, l'accumulatore. Strano che però nell'architettura non vi siano dei diagrammi di flusso che spieghino un po' il funzionamento del microprocessore, che indubbiamente avrebbe aiutato in un colpo d'occhio, con poche spiegazioni, con un diagramma di flusso avrebbe sostanzialmente risolto il linguaggio assembly. Ecco, con esempio esempino play app LA, si va a pushare sullo stack la roba che sta nell'accumulatore, si va a caricare nell'accumulatore la roba che sta nell'indirizzo 33 della memoria, si registra quello che sta nell'accumulatore alla locazione 000, questa roba qua 4000, e poi si ritorna al return to subroutine. Questo è un piccolo esempio di una jump subroutine che fa solamente 4 istruzioni. Va bene, utilizzo del messaggio, poi introduzione all'esadecimale. Eccoci qua, il binario, cos'è l'esadecimale, il binario, e qui vado veloce. Introduzione all'alpha disassembler, per andare a vedere, diciamo, un mini assemblatore da una locazione, si andava evidentemente a disassemblare in modo da poter vedere il codice del 6502 decodificato e disassemblato, invece che osservarlo in esadecimale, che non ci si capisce un cazzo. Comandi alpha, utilizzo della memoria alpha, equipaggiamento del microprocessore, il carry, la somma a 2 byte, la sottrazione di numeri, un esercizietto, programmi di controllo, il loop infiniti, zero flag. Manca, secondo me, in questo è un bel testo, però ecco, contatori, i cicli e puntatori. Manca indubbiamente all'inizio l'architettura del 6502 e come funziona con i registri, il diagramma blocchi, il funzionamento del microprocessore, che in tre parole ti spiegherebbe cos'è, oltre che a venire a mancare anche poi le tecniche di indirizzamento e le istruzioni. Qui vengono utilizzate un po' via via che si fa gli esercizi, però ecco, non vengono spiegate, viene un po', si dà un'infarinatura, diciamo, all'inizio si danno un po' alcune istruzioni, diciamo, di caricamento, somma e jump subroutine, utilizzo del subroutine, il ritorno. Ecco, qui abbiamo anche solo al capitolo 9, diciamo, l'indicazione dello status register col carry, lo z, interrupt, se in decimale, il break, questo non era utilizzato, l'overflow e il send bit del segno. Questo, secondo me, queste informazioni del capitolo 9 devono stare all'inizio, perché ovviamente il 6502 c'è l'accumulatore, il contatore di programma, registro X, registro Y e lo status register, basta, non c'era altro. È difficile, diciamo, inserire, far imparare alla gente un po' di assembly se prima non gli si spiega da cosa è composto praticamente il microprocessore, specialmente il 6502. Gli operatori logici, l'error, va bene, però ecco, secondo, non è fatto proprio in modo eccellente. Ecco, come ad esempio la parte, indubbiamente, ecco qui ad esempio si va a spiegare un po' gli indirizzamenti, come vengono fatti. Indubbiamente fatto meglio il libro di Rodney Zaks, programmazione del 6502, un grandissimo libro, un mito. Qui ho, per esempio, istruzioni del codice, tokens in assembler, che vi vengono spiegati, però qui abbiamo poi le matrici che per ogni istruzione, quale supporto di indirizzamento
supporta, quali registri va praticamente a influenzare, ma queste cose vengono un po' vomitate in faccia con una tabella e uno non se ne rende proprio conto, non si rende proprio conto bene di cosa, di quale sia il ruolo di queste cose. Invece, se non ti spiegano prima l'architettura del microprocessore e a monte ti devi dare, diciamo, l'esadecimale, decimale e binario, vabbè, le tabelle di conversione possono stare anche in fondo, però diciamo che se uno non lo sapeva lo doveva studiare prima, e poi all'architettura del microprocessore e poi le istruzioni. Non ha molto senso spostare un pezzo di architettura del microprocessore sulla parte dopo, prima di andare a parlare di altre cose. Qui si parla del chip sonoro, perché questo c'aveva un chip sonoro dedicato. Utilizzo della memoria, perché questo c'aveva 128k con la MMU Memory Managed Unit, e se non mi ricordo male tutti i 128k erano in, diciamo, visibili al basic dell'Atari, quindi un bel computerino 8 bit indubbiamente molto buono, scarsamente pubblicizzato, prezzo economico, uno degli ultimi, diciamo, uno degli ultimi computer ad 8 bit entrati sul mercato. Questo, diciamo, era sicuramente paragonabile al Commodore 128 quanto al PC 128S, tutte e due macchine 8 bit, tutte e due con 128k. Ci ho fatto un podcast sull'Atari XE, lo sconosciuto Atari XE 130, con il suo manuale utente. A mio avviso, ecco, questa macchina era decisamente superiore al Commodore 128 perché costava meno, e dello Zilog Z80 agli utenti non è mai fregato una cippa, e inoltre c'aveva un disk drive che, se ci si poteva mettere, era affidabile. I disk drive a 5.25 dell'Atari erano affidabili, non come delle catacombe catamorfe come i disk drive Commodore. E rispetto all'Olivetti PC 128S, come questo microprocessore a 8 bit sempre della stessa famiglia del 6502, però questo costava di meno, scarsamente conosciuto, perché indubbiamente un po' più noto fu l'Olivetti 100 PC 128S. comunque, se volete andare a scaricare questo libricino Atari 130, imparare il linguaggio macchina per i novizi e, diciamo, per i primi, e per i primi neofiti, questo lo potete andare a scaricare, il link lo trovate in descrizione. Ma non mi sembra un libro eccelso, ma comunque, diciamo, non è male come libro. Andiamo a vedere il successivo, che mi sembra decisamente migliore di questo. The Atari 130XE Handbook, una guida comprensiva alle funzioni e alle applicazioni dell'Atari 130XE. A giudicare dal titolo e anche dalle 258 pagine, questo testo in PDF potrebbe annunciare di qualcosa di assimilabile all'Apple II e Apple IIc Reference Manual. Vedremo se il titolo e anche il sottotitolo sono relativi a proprio a questa funzione, se è assimilabile come testo, diciamo, a una guida di riferimento decisamente superiore. Il numero di pagine sono 258, sono molto di più rispetto a quelli al precedente, e vedremo un po'. Ok, esploriamolo insieme e vediamo un po' che cosa c'era in questo testo, un testo che risale, vediamo se quanto c'è la data è dell'85. Vabbè, capitolo, contenuti, computer e programmi, diciamo, prendere conoscenza e conoscere il 130XE, i primi passi, la programmazione, il controllo, diciamo, del programma, dati e programmi, pezzi, stringhe, funzioni, pensare in modo logico, il manager della memoria, il gestore della memoria, il chip del sonoro, i font, diciamo, caratteri, diciamo, la parte grafica, grafica avanzata, giocare con player missile graphics, giocare con i missili, con il grafico, con il player, giocatore del missile grafico. Vediamo un po' che cosa intende lui, forse probabilmente un programmino oppure probabilmente un chip. Memoria permanente, tecniche avanzate. Poi abbiamo
messaggi di errore del BASIC, accelerare i programmi, numerazione del sistema, con diciamo, modalità grafiche, i colori, codice dei caratteri, lista delle istruzioni a video, utilizzo dell'allocazione della memoria, frequenze musicali, note musicali e memoria di, diciamo, di sistema del computer. Vediamo un po', mi sa che qui però di Assembler non ne dice niente. Vediamo computer e programmi, questo probabilmente è solo relativo a un totale utilizzo della macchina. Dunque, questo libro è l'introduzione Atari 130XE, il computer come le altre macchine dei predecessori Atari 400, 800, utilizzano praticamente il BASIC Atari, praticamente che è pensato per essere, diciamo, facile da scrivere, facile strutturare i programmi, è, diciamo, facilmente illustrabile con esempi lungo la strada all'interno di questo testo. E poi qui si parla di, diciamo, del testo, quindi cos'è un computer, cosa sono i programmi. Eccolo qua, qui si parla della macchina, come era composto. Qui c'era, diciamo, per chi non lo ricordasse, ci ho fatto un podcast sopra. Comunque, in poche parole, c'era il dia sul retro, il pulsante di accensione, l'alimentazione, l'uscita TV, l'uscita monitor, una slot di espansione, spazio per le cartucce e una porta parallela. E poi sulla destra c'aveva porta 1 e porta 2 per i due joystick. Era una macchina pensata come, diciamo, prevalentemente per giocare, che c'aveva due uscite joystick come il Commodore 64. Vediamo un po' le modalità grafiche, qui si spiega un po' cos'è la macchina e quindi si dà, diciamo, si parte già a livello, diciamo, qui a livello i primi passi, si parte, diciamo, dal il primo utente che accende la macchina, come utilizzare, quindi è un manuale comprensivo. Poi la programmazione, vediamo un po', che però peraltro il manuale dell'Atari 130 non era male, quindi praticamente vediamo un po'. Comunque qui si già dai programmi, siamo già alle matrici, siamo già a pagina 37, siamo già alle matrici, programmi di controllo. Comunque già questo era un testo aggiuntivo, dopo essersi letto il manuale dell'Atari, uno se lo comprava eventualmente per praticamente approfondire. C'aveva la if semplice, ma probabilmente c'aveva anche la else, penso. Vediamo un po' se si trova anche l'else, poi probabilmente no. Vediamo un po', questo era un interpretato. Vabbè, i cicli, dati e programmi, io qui vado veloce. Se volete andare a scaricare il manuale, il link lo trovate in descrizione. Pezzi di stringhe, come manipolare le stringhe, qui viene spiegato il BASIC, non, diciamo, l'assembly. Vediamo successivamente se viene dato qualche informazione. Qui sono le funzioni di trigonometria che erano disponibili sotto il BASIC e gli operatori logici. La gestione della memoria, il computer è costruito appunto su un'utilità, che su un largo archivio di numeri che vengono memorizzati, diciamo, nelle varie locazioni, e qui si incomincia a introdurre praticamente l'utilizzo un pochino della memoria, l'utilizzo pick e pock e come anche far suonare il chip sonoro, che questo però veniva fatto suonare con il chip poke, con praticamente non credo che avesse aveva il comando sound, quindi era già un pochino più friendly, dato che un comando sound con qualche cosa aveva già decisamente un po' più friendly l'utilizzo appunto del sonoro, dell'onda sonora, c'era già qualche cosa a differenza dell'utilizzo di pick e poke, che erano un pochino più oscuri, ecco. Farlo suonare, ok, qui con le date, le varie note, i numeri trasformati in note, l'utilizzo dei registri, delle frequenze, il comando sound, perché c'era il chip sonoro e anche un chip grafico dedicato, l'utilizzo dei caratteri con i vari colori, c'aveva 16 colori, non erano male per un computer 8 bit. Poi veniamo un po'. Modalità grafiche, va bene, questi sempre sono sui caratteri, mi ha spiegato un po'. Space Invaders, l'utilizzo, c'erano anche degli stati che venivano dati,
La parte grafica, capitolo 13, la grafica con utilizzo dei colori, i comandi draw, questo è probabilmente per gli sprite. Vediamo un po'. L'utilizzo dei vari modi grafici. Va bene. L'utilizzo di joystick e paddles. Vari programmi da utilizzare come esempi da cui puoi prenderci praticamente il codice per adattarli a una propria personalizzazione, l'utilizzo della grafica avanzata con il chip Antic. Vediamo un po'. Lo scrolling, articolo, altre cose, ok, io qui vado veloce. Poi Player Missile Graphics, vediamo che cosa intende lui per Player Missile Graphics. 16 modalità grafiche del 130xe permettono di creare diciamo superbe videate cui diciamo, è possibile produrre delle animazioni grafiche utilizzando la grafica e gli strumenti e i tool di grafica. Va bene. Utilizzo degli shape e dei players. Quindi accoppiare diciamo oltre che agli sprite anche l'utilizzo delle varie periferiche per la gestione dell'interattività con i giocatori. Piccoli esempi. Ma qui forse veniva fornito disossato penso un programmillo, un videogiochillo, forse veniva. Quindi va dato a pezzettini e commentato. Va bene, l'utilizzo della memoria, diciamo per quanto riguarda il disco sul sistema operativo, questo probabilmente risiedeva, se non mi ricordo male, risiedeva in ROM il sistema operativo, quindi non era aggiornabile. Tecniche avanzate, sempre di Basic, questo è tutto Basic. I comandi Basic, vediamo un po', BCD, vediamo se c'era anche la else e la else, if, then, no, non c'era, praticamente assimilabile in un certo quel modo all'Apple Soft, c'aveva la if semplice. Interpretato, va bene, con qualche comando in più per quanto riguarda la grafica e per quanto riguarda il sonoro. I messaggi di errore che venivano dati dal Basic e dal sistema operativo. Come accelerare i programmi con rudimenti tecniche di ottimizzazione, la numerazione, numeri binari e qualche cosa. Ecco, questo libro indubbiamente andava letto, diciamo, prima il manuale, ci sono le modalità grafiche. Questo è un manuale da leggere sicuramente successivo al manuale del utilizzo della locazione di memoria. Le note musicali, è un testo della mappa della memoria e qui abbiamo una serie di come riassunto dei comandi del sistema operativo e del Basic. Allora, in poche parole, The Atari 130xe Handbook non è sicuramente assimilabile ad un Apple II, Apple IIc Reference Book, ma è comunque un ottimo testo. Quindi a mio avviso prima un utente dell'Atari 130xe c'era da leggersi e studiarsi il semplice ma buono manuale dell'Atari 130xe che spiegava già un pochino tutto. Poi uno si comprava questo testo per diciamo diventare un power user della macchina sfruttando il Basic dell'Atari 130xe, facendolo, spremendone diciamo al massimo di quello che era possibile spremere da questa macchina 8-bit utilizzando il Basic. E poi si voleva approfondire la macchina accelerando diciamo i programmi in Basic con linguaggio macchina, doveva andare a leggersi il libro precedente, quello sulla programmazione del linguaggio macchina, che però non era a mio avviso un libro eccezionale, un po' più codico. Comunque questo diciamo è un ottimo testo e spiega bene diciamo che cosa era possibile tirarci fuori dall'Atari 130xe e dal Basic dell'Atari 130xe per quanto riguarda la grafica, il suono e tutto il Basic. Ok, il podcast per quanto riguarda una speciale sui testi del libro dell'Atari 130xe l'ho fatto.
Un saluto a tutti, ciao, alla prossima.